Buongiorno. Chiedevo intanto a Cavalli, visto che insomma, la presentazione è un po' anomala perché già avete avuto occasione di giocare, quali fossero le aspettative e se almeno fino ad ora sono state pagate, insomma, quando è arrivata a termine. Grazie. Buongiorno. Io innanzitutto ci tengo a dire che sono contentissimo di essere qua a Perugia. Appena è arrivata l'opportunità, l'ho presa al volo. Penso di aver impiegato meno di un minuto per decidere fare questa scelta. E sono soddisfatto. Ieri sera è arrivata la prima partita da titolare e sono contentissimo. E per ora le aspettative sì, sono state ripagate. Sì, salve, buongiorno. Allora, sì, purtroppo appena arrivato, insomma, dopo pochi giorni ho avuto questo problema fisico. Adesso sto lavorando per recuperare. I tempi saranno valutati giorno per giorno, ma non credo manchi ancora molto. Insomma, mi sono da fare, quindi ancora c'è un po' da aspettare, ma il prima possibile, dai, non dovrebbe mancare molto, dovrei rientrare. Dispiace, però purtroppo sono cose che succedono. Ci tengo comunque a rientrare il prima possibile per poter contribuire con la squadra insomma, ad arrivare a fare risultati importanti. Buongiorno ad entrambi. A Cavalli chiedo come ti trovi nel 3-5-2, quindi a fare il quinto a sinistra, se hai avuto buone sensazioni o se magari preferisci giocare in una difesa a 4. Mentre Minesso, restando sempre sul modulo, ti chiedo qual è la tua posizione preferita in campo, dove ti trovi più a tuo agio, grazie. Dato Forcigniti, Corriere delle Umbre. Ok, allora rispondo io. Sì, prima lei. Io ho sempre giocato come terzino, ma comunque negli ultimi anni ho sempre fatto il quinto di centrocampo. E devo dire che è un ruolo che preferisco, anche perché mi piace comunque cercare di andare in avanti a sostenere l'attacco, insomma, quindi diciamo che è il ruolo che prediligo, insomma. Ok, mentre io negli ultimi anni ho giocato spesso da trequartista, quindi insomma sì, in quella zona di campo lì, però ho ricoperto anche altri ruoli come secondo appunto esterno d'attacco, insomma in caso di necessità posso fare anche la mezzala. Il modulo non è un problema, quello lo deciderà il mister, insomma noi giocatori ci adattiamo e poi insomma, sarà il mister a decidere gli interpreti. Insomma, per il ruolo, insomma, per il modulo. Grazie. Posso? Vai. Enrico. Sì, allora Enrico Famelia, cperugia.com, e tifo grifo, entrambi chiederei come si è sviluppata questa trattativa che vi ha portato a Perugia, insomma, grazie. Ripartiamo da Mattia. Vai, prego. Ok. Sapevo che poteva esserci questo interessamento, soprattutto verso l'ultima settimana di mercato, quando ho saputo, insomma, che poteva esserci questa soluzione. Sembra scontato, ma non lo è. Ho detto al mio agente di trovare una soluzione e di chiudere perché io volevo venire in una piazza blasonata come Perugia, una piazza che deve necessariamente provare a vincere il campionato perché la piazza e il blasone della squadra lo impone. Quindi io, quando ho saputo di questa possibilità, volevo venire qui e sono contento di aver trovato la soluzione anche se è l'ultimo giorno di mercato, perché siamo riusciti a fare tutto, diciamo, nelle ultime ore, però questa era la mia volontà e sono contento che si sia trovata una soluzione. Io invece, come ho detto prima, è stata una cosa molto rapida, una trattativa rapida. Non ci ho pensato due volte. Appena è uscita l'opportunità di venire a Perugia, non ho esitato un attimo.
Come ha detto Mattia adesso, la città, la piazza parla da sé, quindi la scelta è stata anche per questo. E comunque una squadra che cerca di vincere, io vorrei provare a vincere ancora, quindi ce la metteremo tutta, insomma. Nicola Brilli, lo Sport Perugia.it, da tanti vorrei chiedere un'opinione sul fatto che Caserta, e se è vera l'impressione, insomma, da fuori, che il suo lavoro è molto importante per semplificare il gruppo, soprattutto magari dopo il 5-1 di Mano. Vai, partiamo da Alessandro. No, col mister, almeno io finora mi trovo bene, sia a livello umano che a livello di campo. Avrò modo poi comunque di conoscerlo meglio nel proseguo di questa avventura. Per ora devo dire che siamo meno soddisfatti, penso che lo pensano così tutti. Ok, Mattia. Io ho avuto modo di lavorare praticamente solo una settimana con la squadra, perché poi ho avuto questo infortunio muscolare, però per quel poco che ho visto, il mister che cura tantissimo i dettagli in campo, è un allenatore che vuole sempre provare a giocare, e questo non è una cosa scontata in Serie C. Insomma, io credo che almeno nelle ultime tre partite si sia anche visto che la squadra prova a trovare sempre soluzioni di gioco, e sotto l'aspetto tattico devo dire che mi piace. Sotto l'aspetto umano è un allenatore che ha giocato fino a pochi anni fa, quindi sa un po' come funzionano le dinamiche dello spogliatoio, fa le partitine anche con noi, nel senso è partecipe e cerca di coinvolgere tutti quanti, quindi le prime impressioni, almeno mie personali, sono positive. Cercheremo di continuare così e di vincere, insomma. Entrambi, credo che sarete d'accordo con me che diciamo in un campionato così lungo e difficile c'è bisogno dell'apporto di tutti. Ieri ha giocato Favalli dall'inizio. E se pensate un attimo come è stato confezionato il secondo gol, è stata praticamente un'azione costruita e rifinita dai giocatori subentrati. In questo senso vi sentite responsabilizzati o puntate, nel senso puntate a prendervi il posto da titolare, come è normale che sia? Sapete quanto è importante, anche magari stando fuori, Beh, ovviamente credo che ognuno di noi voglia sempre giocare, però comunque se la squadra vuole arrivare a raggiungere un certo obiettivo, bisogna capire anche che se gioca un altro compagno al posto tuo, bisogna accettarlo, e anzi rimanere sempre concentrati al massimo, perché poi nel momento in cui serve il bisogno, cioè c'è bisogno, ti devi far trovare pronto. Soltanto così, secondo me, si raggiungono anche obiettivi. Sì, come diceva Ale, è normale che l'aspirazione di ogni giocatore sia quella di giocare più partite possibili dall'inizio, però sappiamo che è una squadra che punta a vincere il campionato, non deve avere 11 titolari, ma deve avere una squadra di tanti giocatori che possono partire dall'inizio tutti quanti, e a mio avviso questa rosa consente questo. C'è molta competizione, questo aiuta la squadra ad alzare il livello, e quindi insomma, poi decide il mister, ma è una cosa positiva. E quindi credo che sia un punto di forza di questa squadra e non sarà un problema in futuro. Per Favalli, restando sempre alla gara di ieri, questa alternanza che si prospetta con Crialese, quali punti ritiene si possa lei differenziare dal suo competitor, e quali invece più si avvicina?
Beh, una domanda abbastanza difficile, non saprei cosa rispondere. Insomma, siamo due giocatori dai simili comunque, quindi cercherò di lavorare il più possibile per essere pronto quando sarò chiamato in causa, e se giocherà Carlo al mio posto io sarò contentissimo per lui, sarò pronto magari a subentrare, così, quindi differenze non ne vedo, dai. Per entrambi una considerazione su queste prime giornate di campionato, nel senso della classifica e delle forze reali. Quali sono le reali squadre che possono competere con il Perugia per un campionato di vertice? Grazie. Vai, parliamo. Vediamo Mattia. La classifica vediamo dopo queste prime giornate, che è cortissima, perché se non sbaglio le prime 7-8 squadre sono racchiuse in 2-3 punti, quindi per ora una classifica corta. Credo che ci siano diverse squadre che possono competere, per la vittoria del campionato. Potrei dire Triestina, Padova, il Modena, sono tutte squadre attrezzate per fare un campionato importante, ma noi a mio avviso siamo allo stesso livello, se non qualcosa in più, quindi ce la giocheremo anche noi con le altre, perché insomma vogliamo fare un campionato importante, inutile insomma nascondersi, questo è l'obiettivo del Perugia.